Aspetta. Vai su YouTube. Vabbè, c'è qui. Che cazzo sta il gruppo? Ah, visto, è arrivato. Ma perché, ma te nel gruppo non ci stai qua? Ma vaffanculo. Sta zitta, puttana. Ho mandato sul telefono, guarda. No, sono solo partito, ecco, mi muovo, ecco. Si sta collegando un'altra persona, arrivo. Secondo.
Peach. Oh. Partito. Guarda. Perché guarda che mi è uscito fino adesso. Lo so. Che ci facevo? Non mi esce più nessuno. Bro. Vabbè, non mi va bene, cancello, lo lascio lì, poi vediamo.
Grazie. Madonna, Salah, Mahrez o Sterling? Sono deciso. Sono deciso. Ciao, ma... Papadopoulos. Ho sbagliato solo un c'è il portiere se lo vuoi. Lukaku ce lo mette. Sì, amico. Mi è uscito fare 87-87. Valutazione 87, intesa 87. Ecco Dio, ma in squadra. Uccido Ronnie. Che culo. Prendilo logicamente, non te lo devo dire due volte.
porta d'Ikea. Arnaldo. Che palle, oh. Cioè, o escono uno che ha messo le magliette bianche. Lascia aperto. Hazard, Luca, Mbappé, Alli, Fabinho, Milner, Ramos, Sakho, Alonso, porco Dio, che squadra questo che c'avevo. Mancherà davvero poco all'inizio di questo match, ne approfitto per salutare come sempre Stefano Nava. Ciao Pierre! Un saluto a tutti gli amici all'ascolto, speriamo Cino. Proprio di assistere a un match divertente, giocato a viso aperto dalle due squadre. Ecco lo schieramento dei padroni di casa. Cominciano il match con ben 5 difensori e 3 attaccanti, al centrocampo poco folto, vedremo come si evolverà la situazione. Probabile che i due laterali di difesa siano chiamati Ronaldo, ma che a vuoi? spingere in fase d'attacco o che il tecnico faccia passare all'occorrenza gli attaccanti per aiutare il centrocampo. Le soluzioni sono diverse, sono curioso di vedere come l'ha preparata. Ecco la formazione della squadra ospite. 4-3-3, il modulo scelto dal tecnico per il match di oggi, con due esterni offensivi e una punta centrale. Potrebbero essere la chiave del match, molto... Occhio a Lukaku! Pronti via, ed è già arrivato il primo gol del match, grande partenza. Hanno scelto di attaccare sin dall'inizio per provare a sorprendere la formazione avversaria, un approccio che sembra aver funzionato. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Sala. Lukaku. Lukaku!
hanno il pallone che può valere, no, la parità. Attenzione, tutto fermo, si era liberato bene, ma sale alta la bandierina del guardalinee. Ha fermato un'azione spettacolare. Saku, Oxley Chamberlain, Dele Alli provano ad aprire la scatola difensiva avversaria. Milner, Wijnaldum, Godin. Pallone recuperato senza problemi qui. Giocatore della squadra di Casale, tocco verticale interessante. Lottin. Oxlade Chamberlain. 2-0 lì. Vabbè, va, capito. Gol da grande opportunista. Facile, bisogna essere al posto giusto nel momento giusto. Play che ci permette di apprezzare il bel movimento dell'attaccante. Un gioco da ragazzi, metterla dentro da quella distanza. Hanno raddoppiato, adesso sono avanti 2-0. Numero di Neymar, Hazard, Salah. Occhio a Neymar. Neymar, tiro murato. Palla che viene rilanciata in avanti. Wijnaldum. Neymar. Buona la parata impresa da parte del portiere. La difesa sembra messa male, attenzione. Sì, non buona l'organizzazione difensiva. Delea. Palla buona per Alli. Ed entra in rete. Questo 3-0 sta a far 18esimo, Vito. Io non so, visto sta a vedere, ma questo mi sta rompendo il culo. Difficile a questo punto per la squadra avversaria tornare in partita. Aspettiamo e vediamo quello che succede. Con questa rete aumenta ulteriormente il proprio vantaggio. Cerca addirittura la porta. Wijnaldum dietro. Salah. Neymar. Gran palla in mezzo. Manovra gestita male. Fabinho. Centrocampo. Palla vagante adesso. Il pallone è uscito. Sarà rimessa. Neymar. Salah. Wijnaldum. Occhio al traversone. Gol importante che non cambia la sostanza e la distanza dagli avversari. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. Kimmich. Mbappé. Lukaku. Neymar. Buono il tocco di Neymar. No. Poteva scegliere forse una soluzione migliore. In questo caso difficile che possano sperare di rimontare lo svantaggio affidandosi alle conclusioni dalla distanza. Ma ha provato a pescare il jolly, non gli è andata male, anche se la palla è terminata fuori non di molto. Occhio a Neymar, occhio al tiro, strepitoso qui l'intervento del portiere che dice di no. Ha tolto la palla letteralmente dalla porta, è un prodigio, eh? Occhio al cross di Hazard. Neymar. Hazard. Alli. Sala. Lukaku. Lukaku col tocco filtrante.
La toccata per ultima del difensore e dunque calcio d'angolo. Occhio al corner di Hazard, senza problemi qui la difesa. Palla in fallo laterale. Ed è Hazard. Pallone buono per Neymar. Occhio ad Hazard che avanza. Perde palla. Fabinho. Dele Alli. Lukaku. Lukaku col tocco filtrante. Si accentra. Oxlade-Chamberlain. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. La mancata reazione dal possesso palla prolungato degli avversari sta irritando i tifosi, chiaramente insoddisfatti dell'atteggiamento troppo passivo dei loro giocatori. Devono fare qualcosa se vogliono riaprire il match. Va bene, c'è spazio per andare. E il pallone se ne va via. Wijnaldum. Lukaku. Un'altra buona giocata. Ecco Lukaku. Occhio a Neymar. Occhio al tiro. Grande intervento del portiere. Andrà a battere il corner Hazard. Sì. Occhio a Kroos di Hazard. Godin. Potevano riaprire il match e portarsi a meno uno se fosse riuscito a metterla dentro. Oh mamma mia. Il discorso è che è molto più pallonato. Forse tradirlo è stata proprio l'eccessiva sicurezza. Non riesco a trovare altre spiegazioni. Bello. Arbitro dice che può bastare. Il primo tempo si chiude sul risultato di 3-1. Dai, dammi una scampanellata, raga, che ci stiamo. 9 tiri, 3 a porta, 3 tiri, 3 gol, lui. Non si sa. Tutto pronto, l'arbitro dà inizio alla seconda metà di gara. Neymar, Lukaku, Neymar, Mbappé, Dele Alli, tocco verticale interessante, buono il tocco per Lukaku, Mbappé, andrà a battere il corner Hazard, occhio al corner di Hazard, buono l'anticipo del difensore. Allora intercettato senza problemi. Lukaku. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Possibilità di contropiede. Vorrei una valutazione da Stefano Lava su Neymar in questi primi 45 minuti. Un fallo sciocco che concede una punizione davvero invitante. Giallo per Godin. Potrebbe essere la posizione ideale per Marcos Alonso. Può cercare la porta da lì. E c'è la traversa. Tocco impreciso. Occhio al tiro di Alli. Ottimo intervento. Senza fronzoli. Sanchez. Perfetto oggi nei passaggi. Ha spazio davanti a sé. Attenzione al cucchiaio. Ha provato con lo scavetto qui. Pallone alto di poco. Palla che non è scesa abbastanza per infilarsi alle spalle del portiere. Da apprezzare comunque la giocata dell'attaccante. Dele Alli. Palla larga per Hazard. Pallone che finisce in fallo laterale. Fabinho, bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Wijnaldum,
Arriva la segnalazione. Sarà offside. Stefano, credi che questo cambio sia una conseguenza della partita non brillante di oggi? Probabile, non è stata la sua migliore prestazione, vero? Ma l'importante è guardare avanti e pensare già alla prossima gara. Sta incagliato. Deve perdere palla. Cerca di rinviarla. C'è spazio davanti a sé. Brutto passaggio, recupero facile. Allontanano il pericolo. Dele Alli, guadagna metri, non riesce a fermare l'attaccante, troppo più forte di lui in questa circostanza. C'è il movimento senza palla, ed è Nasa. No, che finisce in out. Suma dunque l'azione d'attacco. Vedrei che faccio bene. Mbappé, Lukaku. Bravi qui a bloccare tutto. Sergio Ramos. Pallone recuperato senza problemi qui. Fabinho. Ecco Lukaku. Lukaku ha sfiorato un gran gol qui, pallone che non è passato troppo distante dalla... traversa. Conclusione cui è mancato solo un pizzico di fortuna per insaccarsi, sarebbe stato un gol da favola. Neymar, Hazard, Wijnaldum, Neymar, Felipe Anderson, Mertens, occhio a questo lancio, dice di no. Quanto Savic? Oh, io ho perso 3-1. Sta al 75esimo, non la riprenderò mai. Andrà a battere il corner Hazard. Occhio a cross di Hazard. Mertens! Intervento comodo qui per il portiere, ma non granché il tiro. Poteva fare decisamente meglio da quella distanza. Ed è Hazard. Prova Mertens! Andrà a battere il corner Hazard. Occhio al corner di Hazard. Il rinvio di Diego Godin. Mbappé. Occhio
occhio al pallone filtrante, ecco Hazard, intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Ancora 600 secondi alla fine, con questa palla e punta la porta. Hazard, ci pensa lui. Ne ha preso un altro, questa non è certamente la sua durata migliore. Ovviamente il ruolo del portiere è delicato, grande responsabilità. Con questa rete aumenta ulteriormente il proprio vantaggio. Vabbè. Porco Dio, porco. Neymar. Ma non dovrei, perché i soldi mi servono per il contrasando. Giusta il pallone, tutto pronto per il corner. Occhio al cross di Hazard, attenta qui la difesa, palla allontanata. Ma tutti l'hanno fatto come un personaggio famoso. Spazzano senza problemi. Mbappé interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Hazard. Hazard! Occhio al rimbalzo. Ecco Hazard. Ancora 3 minuti da giocare. Wijnaldum. La saltata di netto. Wijnaldum. Palla messa dentro. Tiro murato. Spazzano via il pallone. Ci saranno da recuperare. Era già ammonito, attenzione, vediamo cosa decide l'arbitro. Per lui è arrivato il secondo cartellino giallo e dunque fuori. Eh sì, ha commesso un brutto fallo, niente da dire su quanto deciso dall'arbitro. Occhio a Mertens, giocata intelligente di Mertens. Come ha fatto a non inquadrare la porta da lì Stefano? Sembrava impossibile. E l'ha mancata anche di parecchio, Pier. Peccato, perché la potenza c'era. Marcos Alonso. Hazard. Mbappé. Ha spazio per andare. Spazio per il cross. Pericolo, occhio a Griezmann. Parata incredibile. Bravo qui il difensore che legge. Tempo scaduto. Arriva. Pacchetto oro 13, ma che?
Olimpico sta spacchettando il pacchetto a giocatori rari. Quello da 50.000 bombe. Lo sto a comprare. Perché me va. Ho comprato. Vediamo che me dà. Brasiliano alla destra del Barcellona, Malcolm. Un cazzo. Vedero. Madonna. 50.000. Vabbè. Bravo, bitch. Cioè, giusto così pure. No. Show you how I live. If I wasn't sat outside the crib,
I left my keys and my missus by the fridge. And no joke, I'll be penning this, living by the bridge. That's how it is, yo. It's like I live a double life. I'm feeling like I'm 40 kids in a troubled wife. They wake up by the side, wonder what the day becomes. I dance between my big mothers and my baby mums. I used to play in slums, now I gotta play the slums. Three different cribs and ain't got time just to stay in one. I hope this payment comes so I can change the radiators for the neighbors one and maybe get the glazing done. I'm young, but you can see what I'm becoming. Been the mouth of the south ever since I was a youngin'. I need a place to call my own for the days that I'm alone. But like the beat, yo, I just keep running. I kinda miss the days when we were roll. Parkside cafe stores and back to mine. Almost every time. What a sweet, sweet day to roam. Golden undertones. Oh, it's good to be home. Oh, it's good to be home. Lay in my nest before I'm hatching the plot. Seems easy but it's actually not. It's hard to function when the time zone's jumping like a jack in the box. Not the trials and tribulations of an average job, but more rewarding. Tour is exhausting but it's important, so I'm all in. And if home is truly where the heart is, then my heart's a moving target, cause I'll be daily departing. And I could write a book about the cities I'm seeing, but I'll be forever dreaming London City supreme. So I never pay attention to the postcode wars. Barely at home to check the post no more. Always on the move, I'm on the mission to deliver what they ask for. Looking at the past through the stickers on my passport. Circle the earth for whatever it's worth, but representing to the death of me the place I was born forever. Kinda miss the days when we were rogue. Parkside cafe stores, then back to mine. Almost every time. What a sweet, sweet day to roam. Golden undertones, oh it's good to be home. This one's for you. This one's for you. I think I made it. I think I made it. I think I made it, cause I'm always smiling and you're the reason now. Girl, I can't explain it. It's all in the timing. I had to get low, I had to get low. I had to get back. I had to report, I had to get facts. Cause you were just that, you that. Girl, you share your truth with me. And I find them true. Amused, you in the booth with me. Can't spend the time on a nickel and dime it. I got me a girl, she don't want no diamonds. A daily reminder to holler at God. Like, where did you find her? Good look at my everything around me, I took it. Did it with only the I knew. And a few I thought I knew better. They go my to always do better. But you're more top echelon. My next probably be a step backwards. Front with struggle with love like a drama major, be the best actors. I'm done with all that tough acting. John Madden with a star habit. So it happens. My all life's good things, they still dreaming. And you deserve them too. I'ma do it just so it happens. I think I made it. I think I made it, cause I'm always smiling and you're the reason now. Girl, I can't explain it. It's all in the timing. I had to get low, I had to get low. I had to get back. I had to report, I had to get facts. Cause you were just that. You share your truths with me. And I find them true. You in the booth with me. Sometimes I feel jaded. They don't see the real me. They only know code. They only know code. Oh, I had to get back. I had to resort to turning my back. I'm doing just that. True that. I thought he was through with me, but that wasn't true. Your proof. You in the coupe with me. God shuffled the cards, dealt me a hand with impossible odds. Put an obstacle course up. Look, and I target them all. Target them all. With minimal effort, I'm fresher than sucking your jaw. It's spinning my record so heavy, I'm topping the Forbes. Stuck in a rock in a hard place, though. Is it true what they say? The higher you go, the longer the fall. Well, I dropped to the floor, the knock at the door was on cue. I thought that I saw it all till I saw you. Now I call you when the sun shines and the rain dries up. I'm a pit bull, but for you,
on chain tied up. In the backyard with a muzzle on, tail wagging like Oregon Trail, waiting on you to come through just like you do. Well, I think I made it. I think I made it, cause I'm always smiling and you're the reason now. Girl, I can't explain it. It's all in the timing. I had to get low, I had to get low, I had to get back. I had to report, I had to get facts, cause you were just that. You share your truths with me, and I find them true. Amused, you in the booth with me. La 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 la. This one's for you. La 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 la. This one's for you. La 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 la. This one's for you. La 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 la. I think I made it. Santos Davich. Vediamo la mia piega. Cosa che penso di te? Madonna, attaccante Ronaldo.
È tutto pronto, si attende solo il fischio dell'arbitro per dare il via al match. Un saluto da Piero Gipardo e Stefano Nava. Vediamo come scendono in campo i padroni di casa. Si schierano in campo col 4-3-3, da verificare la posizione degli attaccanti. Mi sembra che possano partire piuttosto vicini. Così sembra, Pier, almeno da una prima occhiata. Vedremo se le cose cambieranno a partita in corso. Ecco la formazione della squadra ospite. Si schierano in campo col 5-3-2. L'impressione è che il tecnico non voglia scoprirsi troppo, almeno all'inizio. Bisognerà capire quali sono le sue reali intenzioni, se cioè vuole limitarsi ad attendere la squadra avversaria a ripartire in contropiede o se c'è dell'altro. La respinta di pugno. Eriksen. Pallone che finisce in angolo. Occhio al corner. Lukaku, la parata, gran tiro e grande risposta. Ancora un calcio d'angolo. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Lucas Leiva prova la botta. Risultato che si sblocca subito dunque, grande partenza. Hanno sorpreso la difesa avversaria attaccando fin dai primi minuti, pazzesco. Che ritmo! E questo gol potrebbe cambiare il tema tattico della gara. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Buon possesso palla, caccia di spazi. Lucas Leiva. Lukaku. David Silva. Palla girata sulla fascia. Interrompe bene l'azione intercettando il lancio. C'è stata una deviazione, sarà rimessa con le mani. Savic, David Silva, Lucas Leiva. Allenatore ospite che chiede ai giocatori di aumentare l'intensità del pressing sul portatore di palla. È sempre un'ottima tattica per recuperare palla, ma se eseguito male rischia soltanto di far correre a vuoto i giocatori, di farli stancare presto. Marek Hamšík, occhio alla ripartenza. Cristiano. Allontana Marquinhos. Eriksen. De Marcos. Ecco Silva. Eriksen. Lucas Leiva. Occhio Eric, prova Eriksen, pallone in gioco, attenzione. Metti in difensiva. Chiellini. Sì, metti in difensiva. Mbappé. Metti in difensiva. João Cancelo. Verdi. Punta l'area. Palla interessante per Cristiano. Peccato, era un buon cross, ma non c'era nessuno in area. Lucas Leiva. David Silva. Lukaku. Portiere senza problemi qui, pallone irraggiungibile per l'attaccante. Attenzione a Immobile. Immobile! Centra in pieno il difensore. C'è stata la deviazione provvidenziale e sarà dunque corner. Occhio al cross di Eriksen. Savic. Salgono anche i difensori su questo corner, un pericolo in più per loro. Hai detto pure la seconda. Occhio al corner. Lukaku, il miracolo del portiere sulla deviazione aerea. Cristiano Ronaldo. Eriksen. Lukaku. Lukaku col tocco filtrante. Fuori gioco di Immobile, tutto fermo. Chiellini. João Cancelo. L'azione sfuma qui, palla nuovamente agli avversari. De Marcos. A metri per crossare. Crossa verso il centro.
Difensore che interviene e libera l'area. Contento, Vico, hai visto? Palla recuperata da Grenzi. Sì. Vince la terza, adesso se vinci da questa, Silva. Se vinci questa qua, sicuramente ti dà qualcosa di buono. Calibrato male qui il lancio, senza problemi il portiere. Però ti vince questa, questa è quella più tosta. Mare Kamsik. João Cancelo. David Silva. David Silva è tra i protagonisti annunciati di questa sfida con la sua velocità. Buona l'idea di Eriksen. De Marcos. Occhio al rimbalzo. Pubblico che accompagna con un boato il recupero palla. Che rischio. Che rischio che hanno corso qui, Pier. Potevano prenderne un altro. Lucas Leiva. Alessandro. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Palla interessante nello spazio. Lukaku. Immobile. Mamma mia. Clamorosa sprecata qui per aumentare il margine e portarsi a più due sugli avversari. Probabilmente avremmo assistito a un'altra partita se avesse segnato. Giochi che restano più che mai aperti. Ci saranno da recuperare due minuti. David Silva. Ciro Immobile. Lucas Leiva. Perfetto oggi nei passaggi. Continua il tiki-taka alla ricerca del momento giusto. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Comincia ora la seconda frazione di gioco. Occhio a Eriksen. Alessandro. Verdi. Mare Kamsik. Può colpire da lì. Occasione. C'è tutto il loro orgoglio, il loro spirito di battaglia nel gol che vale il pareggio. Loro non mollano. Partita bellissima, equilibrata, combattuta. Penso che anche il pubblico sulle tribune e quello a casa si stia divertendo oggi. Portiere decisamente fuori posizione in questa circostanza. Grandi responsabilità su questo gol. E sono d'accordo, Pier. Si è concesso una gita fuori porta, un picnic costata cara alla sua squadra. Siamo di nuovo in parità, grazie a... C'è il fischio dell'arbitro, si riparte con un calcio di punizione. Nessuna ammonizione, ma l'arbitro gli fa capire che non tollererà altre scorrettezze. Dovrà c'è... Eriksen! Gervinho. Cristiano Ronaldo. Eriksen. Lucas Leiva. Immobile! Palla recuperata, azione interrotta. Non è rientrato in tempo dal fuorigioco Lukaku. Ha spazio davanti a sé. Ecco Silva. Palla vagante. Tocco verticale interessante, palla filtrante molto interessante qui. Bravo qui il portiere a salvare la propria porta, ma che errore dell'attaccante. Era solo, poteva piazzarla comodamente, invece ha calciato malissimo. Continua a offrire grandi palloni ai compagni. Lukaku col tocco filtrante. Dove
partita, quanto manca ancora da giocare? Manca mezz'ora, da qui alla fine tutto può ancora succedere. Grazie a Matteo Barzaghi. Buona l'intuizione qui, palla profonda per David Silva. È un gol che premia i loro sforzi, il loro gioco, la loro ricerca del gol che finalmente è arrivato. Vantaggio strameritato, il gol era nell'aria, si respirava già da diversi minuti ed ecco che è puntualmente arrivato. Il punteggio adesso è di 2-1. Lukaku. Difensore capisce tutto sulla verticalizzazione. Immobile. Palla interessante dello spazio. Lukaku. Lukaku! Centro. Attenzione Immobile, lanciato. Vediamo cosa decide l'arbitro. L'arbitro non ha avuto dubbi qui. Ammonizione. Il giocatore incassa di buon grado il giallo. Cambio importante per controllare, gestire questo risultato. Kolarov. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Marek Hamšík. Florenzi. Continuano a girare, prova la conclusione. Ci è arrivato il portiere evitando un gol sicuro. Splendida parata in tuffo. Hanno una chance dalla bandierina per pareggiare. Splendida la conclusione dalla distanza. Splendida la risposta del portiere. Un gran bell'intervento, da applausi. Una conclusione spettacolare alla quale si è opposto il portiere. Il portiere senza problemi su una conclusione molto violenta. Beh, Pierluigi mi sembra molto attento, reattivo. Spettacolare questa risposta. Se vince. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo, attacco che svanisce. Ciro Immobile. Ancora 20 minuti per le speranze delle due squadre. Occhio al contropiede qui. Ottima chiusura di Chiellini. Cristiano Ronaldo. Palla che torna nuovamente in possesso degli avversari. Lucas Leiva. Silva. Prova a far partire il tiro. Ultimo tocco del difensore, si ripartirà col corner. Occhio al corner. Immobile! Ha trovato la botta al volo, questo poteva essere davvero il gol dell'anno. Buona la coordinazione, ha impattato bene la palla, ne è uscita fuori una conclusione, beh, solo leggermente imprecisa. Marek Hamšík. Verdi. Passaggio intercettato. Ci sarà rimessa laterale da buona posizione. João Cancelo. Potrebbe andare al cross. Palla ribattuta ma non è finita. Palla schizza via dopo il contrasto. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Immobile. Punta l'area. David Silva. David Silva supera il difensore. Silva! La difesa continua a rifugiarsi in angolo, sono in affanno. C'è il tocco corto. La mette in mezzo con questo pallone. Portiere che tiene a galla la sua squadra con questo intervento. Se avessero preso gol qui, probabilmente la partita sarebbe finita. Immobile. Hazard!
questo può essere il pallone giusto. Se fosse entrata qui veniva giù lo stadio. Oh, un gol al volo, è pur sempre un gol al volo, Pierre. È da apprezzare comunque il gesto tecnico dell'attaccante. Conclusione che meritava miglior sorte. È il momento decisivo della gara, siamo nel finale, tutto può ancora succedere. Padroni di casa a cui serve un miracolo per raddrizzare questa sfida nel finale. Il pubblico ci crede. I giocatori sembrano stanchi, Pierre, magari riusciranno a trovare energie nascoste grazie ai propri tifosi. Buona l'uscita del portiere sul cross. Hanno spazio per andare in contropiede. Rallentano, preferiscono gestirla. Cambiano il fronte d'attacco con questo lancio che taglia tutto il campo. Tutto fermo, c'è Hazard in fuorigioco. C'è la sostituzione per dare energie e forze fresche in questa gara. Ci saranno da recuperare 3 minuti, come vuole il pallone di David Silva. Palla verticale, attenzione. Bappé! Occhio al calcio d'angolo per chiudere definitivamente la partita. Occhio al cross di Eriksen. Attenta qui la difesa, palla allontanata. Verdi. A metri per correre sulla corsia. Ultima speranza per arrivare al pareggio. Cristiano. Possono trovare il gol del pari, attenzione. E c'è il gol, arriva il pari a poco dalla fine. Hanno riaperto una partita che sembrava già chiusa, tutto può ancora succedere. Portiere è uscito dalla sua area, l'attaccante l'ha freddato veramente senza problemi. Era posizionato bene per Luigi e questo ha decisamente agevolato il compito dell'attaccante. Non sono bastati 90. Si parte con il primo tempo supplementare, ovviamente con lo spettro dei rigori. Pallone recuperato e sarà calcio di punizione. Conclusione che si è spenta abbondantemente sul fondo, i compagni lo rimproverano perché non ha passato il pallone. Ha visto uno spiraglio, si è lasciato ingolosire, sperava sicuramente miglior sorte. Viene affrontato da un avversario. Palla che torna nuovamente in possesso degli avversari. Lottin. De Mar. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. No, non granché qui la conclusione. Poteva e doveva far meglio per dare il vantaggio. Se continuano così avranno sicuramente altre occasioni per riprovarci. Non devono abbattersi. E il portiere recupera il pallone. Buono il pallone di David Silva. Hazard. Palla ribattuta ma non è finita. La traiettoria verso il centro. La difesa la meglio e allontana il pallone. Gran palla lunga di Cristiano Ronaldo. Manovra gestita male. Passaggio che non era certo tra i più precisi, questo ha agevolato il suo intervento. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Mbappé. Passaggio intercettato. Si avvicina all'area. Silva! Grande intervento del portiere. Palla nuovamente in calcio d'angolo.
Occhio al corner di Eriksen. Buono l'anticipo del difensore. Prova ad aprire verso il compagno. Spazza via Manolas. Arbitro che controlla il cronometro. Che ti ha dato? Dimmi che ti ha dato. Due pacchetti e basta. Premium Maxi che buono. Per caso lo trovi. Higuaín. Siamo arrivati al momento, al calcio d'inizio di questo secondo tempo bombe. Supplementare. Comodamente recupera il pallone. Che sta a fare l'italiano adè? David Silva. Chiellini. Joao Cancelo. Cioè l'hai trovato dentro l'ora normale, Higuaín. Che culo. Marek Hamšík. Bene qui il difensore. Manco dentro l'ora Maxi. Ha riconquistato palla. Eh già. Marek Hamšík. Arbitro che assegna il calcio di punizione. Andiamo a bordo campo da Matteo Barzaghi. Quanto c'è da giocare ancora, Matteo? 8 minuti ancora da vivere intensamente in questo secondo tempo supplementare. Grazie, ovviamente se dovessero esserci novità richiederci pure la linea. C'era solo la potenza in questo tiro, mira completamente sballata. Ci ha provato, dai. Capita di sbagliare, l'ha colpita però davvero male, eh. Mettete via Higuaín. Mbappé. Che sorti fai? Punta l'area. Attenzione, passa il difensore. Suarez prova. Portiere che blocca il tiro. Bravo qui. Matteo, quanti minuti mancano ai titoli di coda del Perisic? C'è una parte classe. Per altri 3 minuti fino al 120esimo. Grazie, grazie Matteo. Hanno spezzato bene la trama qui. Il portiere è sicuro, sceglie la soluzione più prudente e spazza. Ci saranno da recuperare 2 minuti. Palla interessante nello spazio. Tutto fermo, c'è il fuorigioco di Mbappé. Provano a costruire un'altra chance in questo finale per vincere la gara. Buon pallone di Hazard. Nessun problema per la Asamoa. Deviazione fondamentale del difensore che salva la porta. Ah beh, questo è quasi un gol. Ha impedito Manolas. Sì, in bocca. Rivediamo la qualificazione che si appresta a battere il primo rigore della serie. È rigore, Picco. È rigore, è il primo, ha preso il palo. Questione di centimetri. Sì. Gran gol, sorprende il portiere. Sì. Portiere ha scelto una parte, ha scelto un angolo e non ha potuto fare nulla. P-
portiere che ha capito tutto e ha salvato la propria porta. Oh, cucchiaio indigesto, ha rischiato, sarà per un'altra volta. Niente da fare per il portiere. Ederson, c'è arrivato, grande parata. Con questo calcio di rigore può regalare la vittoria alla sua squadra. E non sbaglia, finisce qui la serie dei tiri dal dischetto. Era un penalty decisivo, ora può finalmente festeggiare. Sì. Bella squadretta questa. Hazard, la Gazzetta, Salah. Tifosi appassionati di calcio, Kanté. Preparatevi perché la gara sta per avere inizio. Davide Luigi. Come sempre c'è Stefano Nava. Un saluto a te Pier, è tutto pronto, aspettiamo solo il calcio d'inizio. Tutto pronto, si parte. Che culo comunque, te Higuain, a me manco. A te gettone tratta Higuain. Si schierano in campo quest'oggi. Scendono in campo col 5-3-2, scelta abbastanza conservativa. Come la vedi Stefano? Su Lukaku, gol solo sperato qui, da apprezzare il gesto tecnico, conclusione potente ma leggermente imprecisa. Mamma mia, stava per segnare una rete fantastica. Palla che è uscita non di molto. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Contrasto riuscito, palla che rotola via. Milner. Kanté. 32.000. Sala, occhi ad Hazard sul palo lontano. Abbassato tantissimo. Portiere, buona la sua uscita. Stava 100.000, stava 4-5 giorni fa. Eriksen. Palla nuovamente in possesso. David Silva. Non mi ricordo, guarda, quello che pecca. Sicuramente qualcosa di difesa. Spazio per il cross. Pallone uscito, sarà rimesso dal fondo. Ma se gli aggiungi. C'è il recupero di Alessandro. Aggiungi le difese fisiche. Nacho Monreal. Sì. Kanté. Continua il tiki-taka alla ricerca del momento giusto. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. Ecco Milner. Kanté. Kanté! Attenzione il pallone lì. Come va? Ciro Immobile. Eriksen. Sì. E il pallone se ne va via. Sala. Può avanzare a spazio. La traiettoria verso il centro. Cross che si perde. Ciro Immobile. Tackle bellissimo, preciso, efficace. Dribbling. Lallana. Palla larga per Hazard. La rimette in mezzo,
posizione invitante, risultato non all'altezza. Kanté, Lallana, la squadra avversaria riconquista il pallone. Immobile, pallone profondo, pericoloso. Suma quindi l'azione d'attacco. Kanté, ottimo il recupero, passaggio non esattamente perfetto. Milner, Riccardo Pereira. Buon. Puntuale qui il difensore nel recupero. Maragna metri. Lallana. A metri davanti a sé, attenzione, c'è il movimento dei compagni. E quelli qua in un bel regretto, Eriksen. Ottima la lettura del difensore la che squadra. Ha recuperato il pallone. Può sfruttare lo spazio lungo la corsia. Cross in mezzo. Palla respinta dal difensore. Immobile. Lucas Leiva. Vivi a Benadia. O Bonucci. Ciro Immobile. Occhio a questo lancio. Occasione. Ultimo tocco del difensore, si ripartirà col corner. Occhio al cross di Eriksen. Non si fida, spazza via di pugno. Eriksen potrebbe crossare. Ma non granché il cross, la difesa vita facile. Prova ad andare. Allontana il difensore su questo tiro. Palla in out e dunque calcio d'angolo. Palla toccata per il compagno fuori area. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Attenzione ai Immobile. Prova a calciare. Arrivano le torri per cercare di sfruttare questo cross sul calcio d'angolo. Occhio al corner di Eriksen. Non corre rischi, sceglie i pugni. Potrebbe andare al cross, alla messa dentro. Peccato, era un buon cross ma non c'era nessuno in area. Squadra di casa che è partita a mille, correndo davvero su ogni pallone fino a questo momento. De Marcos. Eriksen. Lukaku. Immobile. Intercettano bene il pallone. Prova la botta. Non la blocca. È in posizione da cross. Grande uscita a valanga, coraggiosa del portiere. Eh sì, se l'hai trovato addosso prima di poter tirare. 2 minuti ancora da giocare. Vediamo cosa ci riserverà l'extra time. Asa, Lallana, Milner. Ha recuperato il pallone senza difficoltà. L'arbitro dice che può bastare. L'arbitro dà il via alla seconda metà della gara. Kanté, buon possesso palla, caccia di spazi. La cassetta! E il portiere dice di no. Palla fuori, sarà corner.
occhio al corpo. Attenzione, perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Il miracolo del portiere sulla deviazione aerea. David Silva, Eriksen. Palla girata sulla fascia. Può girare il pallone. Occhio al traversone. Respinge di pugno. Ha perso il pallone. La casetta a metri davanti a sé, attenzione, la mette in mezzo con questo pallone. Traversone che si perde. Siamo Alessandro, ma Alessandro va troppo. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Ecco Hazard. Pallone recuperato senza problemi, no. Qui c'è Gulam, ma Gulam, boh, ancora non ci ho visto nessuno, perché viene intercettato dal essendo portiere. Infortunato, hanno fatto una carta strana stanno. Cante. Palla che esce, sarà fallo laterale. Nacho Monreal. Immobile. Buon pallone filtrante. De Marcos. Non trattiene. Poteva aprire le marcature qui, ma ha graziato il portiere. Non è stata una conclusione all'altezza. Poteva fare decisamente meglio in questa circostanza. Matteo, bordo campo, quanti minuti ci separano dal fischio finale? Manca ancora un'eternità da giocare, Pier. Abbiamo superato appena l'ora di gioco. D'accordo, grazie intanto a Matteo Barzaghi. Sala. Hazard allontana il difensore su questo tiro. Ecco Hazard, ha provato a piazzarla, buona l'idea, meno l'esecuzione. Non era facile inquadrare la porta da lì, conclusione che è terminata lontana dai pali senza creare problemi al portiere. De Marcos, David Silva. De Marcos, occhio a Eriksen. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Attenzione, gran giocata di Willian. Occhio a questo lancio. Hanno trovato il gol del vantaggio, vedremo come cambierà il match. Da vedere se proveranno a spingere per farne un altro o se magari si affideranno. Cioè, gli ultimi quelli che mi vogliono fare gol, gli ho fatto gol secondo me. Eventuali spazi. Quaresma. Segnato un bel gol, ma deve ringraziare il portiere che gli ha lasciato davanti veramente un'autostrada. Non è stato bravo a coprire l'angolo Pierluigi. L'attaccante ha visto, ha calcolato, ha valutato e ne ha approfittato per infilare il pallone in rete. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Baragna metri. Continuano a girare, prova la botta. Il difensore è un muro su questo tiro. Sala. Sì. Occhio alla Sar che avanza. Giocatore pazzesco Hazard, magari pecca Willian. Si ripartirà con un fallo laterale. Savic. David Silva. Ottimi i suoi passaggi oggi. De Marcos. Può crossare. Willian. Viene pressato. Ed è Nasa. Palla persa. Mbappé. Mbappé!
conclusione che si è spenta abbondantemente sul fondo. I compagni lo rimproverano perché non ha passato il pallone. Ha visto uno spiraglio, si è lasciato ingolosire, sperava sicuramente miglior sorte. Puntuale qui il difensore nel recupero. Io andrei da Matteo Barzagli a bordo campo per sapere a questo punto quanto manca alla fine. 15 minuti ancora da vivere tutti di un fiato prima del 90esimo. Ottimo lavoro Matteo, come sempre, grazie. Renato Sanchez allontana bene David Luiz. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. David Silva. Lukaku ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Stiamo entrando nei minuti finali, ovviamente si cerca l'intuizione giusta per cambiare il corso di questa gara. Si continua, c'è il vantaggio. Quaresma ribatte il difensore, interrompe bene l'azione intercettando il lancio. Bel passaggio, recupera palla intercettando bene il pallone. Sventa qui la minaccia. Willian! Rivediamo la conclusione dell'attaccante. Qualunque cosa volesse fare gli è riuscito davvero male, Stefano. Nessun problema qui per il portiere. Palla che è terminata abbondantemente sul fondo. Poteva fare meglio, dai. David Silva. Eriksen. Iago Aspas. Hazard. Passaggio intercettato. C'è stata la deviazione, l'arbitro assegna la touche, la rimessa con le mani. Quaresma, David Luiz, Ricardo Pereira, Sala, Kanté, Eden Hazard, palla interessante di Hazard. A metri davanti a sé, attenzione. Prova Sala e il pallone entra ed è gol. Vabbè, che gol di merda, mi sta per 90. Sembrano volersi fermare, ancora gol. La piazzata con precisione assoluta. Con la palla può fare davvero tutto quello che vuole. Hanno raddoppiato, adesso sono avanti 2-0. 180 secondi, questa è l'entità del recupero. Tradotto Pier, altri 3 minuti al termine. Iago Aspas, il tutto per tutto, sale addirittura il portiere in area a saltare. Occhio al cross di Eriksen. Prova a sorprenderlo, sbaglia e rinvia il portiere, attenzione. Nessun problema con l'uscita del portiere. Match che finisce qui. Tutto pronto, si parte. A spacchettare pacchetti come dog. As long as he has career.
say hello to my friend though. Don't wanna step out, I move 10 toes, mix down with the. Sitting down is so detrimental. Stand up with my crew, hit the. Don't look for no mental, stay low on job levels. I know I ain't blown, but. Meglio vedersimi da qualcuno. Come tua. Come tua. Pedro Leon, che culo. Sto a fare Weekend League un'altra volta. Minchia, Koulibaly 87 in difesa, un animale. Torna in campo la Food Champions Weekend League con questo match che avrò il piacere di commentare assieme a Stefano Nava. Partita importantissima per i padroni di casa. Vincendo oggi scalerebbero posizioni nella classifica mondiale. Un motivo in più dunque per scendere in campo concentrati e determinati a fare bene. E finalmente c'è il recupero del pallone e il possesso di palla. Buono il pallone di Hamsik. Ecco la formazione iniziale. 4-4-2 per loro oggi, con i centrocampisti chiamati ad avanzare in raggio d'azione per supportare le punte. Il tecnico non vuole limitarsi a una partita di contenimento, ma vuole tenere in mano il pallino del gioco. Attenzione, perché sarà caccia del gol del vantaggio e questa può essere davvero una buona occasione. Parata sicura, blocca il pallone. Partita della partita tra questi due giocatori, tra i protagonisti annunciati del match di oggi. Sei d'accordo, Stefano? Direi proprio di sì, Pierluigi. Hanno qualità con cui possono fare la differenza per le rispettive squadre. Palla che esce, sarà fallo laterale. João Cancelo. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Marek Hamsik. Dybala. Matuidi. Immobile. C'è il recupero di Alexandro.
occhio al suo movimento. Nainggolan. C'è il lancio sulla fascia. Continuano a girare palla cercando il momento giusto. Raja Nainggolan. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Milinkovic Savic. Nainggolan. E ci sarà dunque calcio di punizione da ottima posizione. Vedremo se proverà a calciare direttamente in porta. Murato dal difensore. Palla che è rimbalzata sul corpo del difensore. Si ripartirà con un calcio d'angolo. Milinkovic Savic! E il tiro finisce sulla traversa. Dimmela. C'è stata una deviazione, sarà rimessa con le mani. Gomez. Il pallone di Amsic, pallone interessante per Douglas Costa. Ecco il gol, risponda con l'aiuto del palo. Palo gol, niente da fare per il portiere. Difficile arrivare su queste conclusioni, è stato bravo e fortunato qui l'attaccante a trovare proprio l'angolino. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Oddio. Sto tirando sul braccio. Quante vittorie stai? No, ma non ce l'ho. Quante vittorie stai, Fabio? Partite. Funziona, dico. So 4 partite, se vinci tutte e 4 le dai super premio. A Weekend League so 30 partite. Più ne cioè ogni 2 partite passi dei punteggio fino a argento 1. Poi dopo diventano ogni 3 partite. Finite 30 partite in base a come ti sei qualificato. Certo. Quella che tutte le settimane vi paccheggi. Quattro vittorie e 8 partite. L'obiettivo mio è fare 20 come ho fatto l'altra settimana.
È l'ultima partita che faccio. Spacchetta quelli noi. Spacchetta quelli nuovi, ti sta di in culo della Madonna stasera. Si torna in campo per la spacchetta pacchetti quelli promo. Sono pacchetti promo, quelli nuovi della Champions League. Quello che io prima ho spacchettato a 50.000 bombe. Un po' di più per gli ospiti magari, che tentano l'aggancio a una zona più nobile della classifica. Per farlo devono. Hanno l'occasione per passare in vantaggio. Palo e non è finita. È più quello prima invece che quello da 50.000. Portiere non poteva arrivare su quella conclusione. NB2. È stato salvato dai pali che hanno negato il vantaggio alla formazione avversaria. Sì, ma sono quelli della Champions. È più facile che te esce. Gomez. Visto che stasera ha uscito Higuain. João Cancelo. Palla messa dentro. Prende la flotta buona. Ha evitato un gol sicuro. Ben Yedder. Jonas. Felipe. Gran palla in mezzo. Cerca il traversone. O quell'altro o te apri un pacchetto o te fai il draft. Secondo me. Matuidi. Mandžukić. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. Ha spazio per avanzare. Interrompe bene l'azione intercettando il lancio. Palla che filtra benissimo. Recupera palla intercettando bene il pallone. Tocco impreciso, pallone recuperato. Paraglia metri verso l'area. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. La squadra avversaria riconquista il pallone. Arriva Man, pallone interessante. Ma ti impazziti dopo il gol. Comprensibile la loro gioia. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Comunque Nainggolan in mezzo al campo è un cane morto. Mamma mia. Come si è comprato, la squadra ha cambiato proprio. 118. Il drone costava 260. Vabbè, stanno stanno tutti bassi però quelli da vedere. A parte perché c'è Cristiano Ronaldo. Pure Dybala costa 100.000. Pressing sul portatore di palla. Perdono il possesso del pallone. Attenzione a Mandžukić. Azione che sfuma. Grande lavoro della difesa. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Immobile! Ciro Immobile! Ciro Immobile 70.000 gap. Incredibile. Hanno raddoppiato, adesso sono normale. 87, ma c'è 82. No. Sì, io ho pagato Perisic 70.000, mo sta a 30. A 24 e mezzo, anzi. Lì tenere i crediti per Black Friday. Rodrigo, ci sono metri a disposizione. 23. Perdono palla, sembrava interessante. Cercano il 20% di meno tutti i giocatori. Cerca la rete. Allontana il mio obiettivo è averci un paio di 100.000 crediti. Tocco verticale interessante. Rodrigo può riaprirla qui. Ed è gol! Rete! C'è contro Dybala e Sancho. Il punteggio adesso è di 2-1. Immobile. Mandžukić riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Williams. Una volta che ho preso di Balassandro posso versare a tenere con Rodrigo. Attenzione! Tiro respinto, ma la palla è ancora in gioco.
l'intervento del portiere, palla in calcio d'angolo. Cinquantina adesso. Una scosta col cross in mezzo. Beni Eder. Prova in porta. Sì, che squadra c'è. Pallone recuperato senza problemi qui. Rajana Ingolan. Asamoa. Gomez. Matuidi. È pedito, c'è l'inglese più forte che ho sentito. João Cancelo. Può andare al cross. Intervento del difensore che spazza. Pedito c'è a Pogba. Conquista. Ah, venuto. Ha comprato. Hanno trovato le leggende, hanno venuto, c'era la Del Piero che aveva. Ha shoppato 150 euro, come fa a trovare? Sì. È Premier Foot. È Premier Foot da Weekend League. Una buona punizione, distanza favorevole. Vabbè, ma tu scioppando lo desale. Posizione interessante, può anche andare direttamente in porta da lì. Gomez, palo che respinge il pallone che è ancora in gioco. Doppio vantaggio, solo sfiorato. Conclusione che si è stampata contro i legni. Fortunato il portiere nella circostanza. Buona l'intuizione. Io pure il punizione ho preso. Allan. Arriva Mandžukić. Dai, però quello è fallo. Comprate Immobile. 70. Immobile. Gomez. Tocco orizzontale. Occhio al traversone. Io c'ho uno di tutti e due. Guadagna metri. Lo dico che i cardi gli fanno baffo a me adesso. Sì, a Immobile, scusa. Nainggolan ha sfiorato il gol da Cineteca con una conclusione di uscita di Immobile poco, è forte perché c'è 87 di tiro. Aveva spazio, non importa che sia la porta la squadra. La rete non ci ha pensato due volte, un applauso per il coraggio. Puntuale qui il difensore nel recupero. Il quarto uomo segnala due minuti di recupero. Sì, comunque lui si è fatto una squadra trovandola praticamente. Matuidi. Ciro Immobile. Mario Mandžukić. C'è spazio per andare. Sì, sì, lui ha trovato pure Matuidi, forse non ha capito. Interrompe bene. E si chiudono qui i primi 45 minuti di gioco, 2-1 il punteggio. Io. Primo tempo incoraggiante, il suo giocato. Io Lewandowski. Io Lewandowski ho trovato. Si riprende a giocare per i secondi 45 minuti di questa sfida valida per la Foot Champions Weekend League. Match da seguire tutto d'un fiato fino al fischio finale per scoprire chi andrà avanti e chi tornerà invece a casa. Benietta. Rodrigo. Non può sbagliare da lì. Attacca al Fred.
Pallone che finisce in angolo. Palla in out e dunque calcio in angolo. Belotti contro Pitchford. Hanno metri a disposizione. Occhio a questo lancio. Tutto fermo, c'è il fuorigioco di Mancevic. Vabbè, via Courtois. Ben Yedder. Ah, è vero. Un altro ottimo tocco. Punta l'area. Mourinho. Cercano col tiki-taka il momento giusto. E l'arbitro vede qualcosa che non va. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. E finalmente c'è il recupero del pallone e il possesso. Io di palla. Io l'ho trovato da Weekend League. Recupera palla, intercettando bene il pallone. Ottimo il recupero, passaggio non esattamente perfetto. Cioè immobile Mandzukic. Ah, ma Mandzukic c'è dentro in live. Rodrigo. Pure Mandzukic è un bel attaccante. Occhio al suo movimento. Ben Yedder. Super intervento del portiere. Istinto, riflessi, senso della posizione. C'è tutto questo in questa parata. A metri davanti a sé, attenzione. C'è spazio per lui. Palla ribattuta, ma non è finita. Potevano portarsi a più due se avessero concretizzato la palla gol. Merito anche, bisogna dirlo, del portiere che ha salvato il risultato con un intervento da applausi. Può metterla in mezzo. Palla che termina in out, sarà fallo laterale. Belotti, l'azione sfuma qui, palla nuovamente agli avversari. Asamoah, palla interessante nello spazio, possono dunque ripartire. Recupera il pallone con un intervento facile. Mandžukić, attenzione a Mandžukić. Rodrigo, puntuale qui il difensore nel recupero. Tocco impreciso, pallone recuperato. Ben Yedder. Metti a tre giorni. Rodrigo, c'è spazio per andare. Bel passaggio, si lascia intercettare il passaggio. Andiamo da Matteo Barzaghi, quanto manca Matteo? Ne mancano 20 di minuti al 90esimo, Pier. Grazie per l'aggiornamento Matteo, ovviamente richiamaci se ci saranno novità. Buona l'idea qui. Conclusione che si è spenta abbondantemente sul fondo, i compagni lo rimproverano perché non ha passato il pallone. Ha visto uno spiraglio, si è lasciato ingolosire, sperava sicuramente miglior sorte. Deviazione in out, si ripartirà con la... rimessa laterale. Nelson Semedo. Intercettano bene il pallone. Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora. Raja Nainggolan. Ciro Immobile. Ottimo recupero di Nainggolan. Rodrigo. Ben Yedder. Gran palla in mezzo. Occasione.
che gol! Splendida rete! Grande prova di carattere di questa squadra, brava a rimontare lo svantaggio di due gol. Sfortunato qui il portiere, il pallone è finito proprio sui piedi dell'attaccante che da lì non poteva sbagliare. Ci aveva messo una pezza sulla conclusione precedente, non poteva farci niente sulla ribattuta. Sventa qui la minaccia, Dembélé. Nainggolan legge bene il pallone di Nainggolan e recupera. Occhio a Nainggolan. Perisic riconquista palla con un contrasto ruvido ma regolare. Lancio fuori misura, palla recuperata senza problemi. Attenzione a Immobile, palla a Perisic. Contrasto eccezionale. Douglas Costa. Rodrigo. Williams. Douglas Costa. Ottimo recupero di Nainggolan. Ci sarà un calcio d'angolo importante a questo punto della gara. Non è ancora finita, anche se i tifosi evidentemente ci credono e continuano a dare fondo a tutte le proprie energie per sostenere la squadra. E va bene, salvataggio sulla linea. Sarà nuovamente calcio d'angolo. Occhio al corner. Attento qui il difensore che allontana. Palla schizza via dopo il contrasto. Mancano pochi minuti alla fine, partita che può ancora regalarci molto. Rodrigo. Williams. Douglas Costa. Ci provano ancora, non è finita, vogliono vincere. Ariadel. Dembélé, occhio! Murato dal difensore. Brutto passaggio, recupero facile. Sbaglia ancora l'appoggio. È una questione adesso di energie. Di supplementare, Vico. Si parte con il primo tempo supplementare, ovviamente con lo spettro dei rigori. Williams. Immobile. Belotti. Hanno l'occasione per portarsi in vantaggio. C'era solo la potenza in questo tiro, mira completamente sballata. Ci ha provato, dai. Capita di sbagliare, l'ha colpita però davvero male, Perisic. Immobile. Williams. Perdono il possesso del pallone. Belotti, Immobile, Asamoah, Nainggolan, sventa qui la minaccia, possibilità per la ripartenza. Allan, Nainggolan, Belotti. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Sbagliato qui il passaggio, pallone irraggiungibile. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla.
King. 120 secondi, il recupero segnalato dal quarto uomo. E vediamo cosa ci riserveranno. Ha capito tutto Allan. L'arbitro dice che può bastare, è finito il primo tempo supplementare. Vedremo se una delle due squadre riuscirà ad imporsi in questo secondo tempo supplementare. Douglas Costa l'ha letta bene, si è rovinato. Gonfio. Occhio al suo movimento. Tocco impreciso, pallone recuperato. Perisic cerca la rete. Oddio. Ha sferrato un gran gol qui. Pallone che non è passato troppo distante dalla traversa. Conclusione a cui è mancato solo un pizzico di fortuna per insaccarsi. Sarebbe stato un gol da favola. Si preparano al cambio. Perisic. Che quelle da gente. Attenzione a Immobile. Isai. Occhio al traversone. Immobile! Ci è arrivato il portiere evitando un gol sicuro. Splendida parata in tutto. Provano a sfruttare il tiro dalla bandierina per portarsi in vantaggio. Occhio al pallone in mezzo. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Ribatte il difensore. Hanno spazio per andare in contropiede. Matteo, quanto c'è ancora da giocare? 8 minuti ancora da vivere intensamente in questo secondo tempo supplementare. Ottimo lavoro Matteo, come sempre, grazie. Pallone intercettato senza problemi. Allan! Conclusione che si è spenta abbondantemente sul fondo. I compagni lo rimproverano perché non ha passato il pallone. Ha visto uno spiraglio, si è lasciato ingolosire. Sperava sicuramente miglior sorte. La legge bene, intercetta il pallone, non era difficile. Palla vagante adesso. Lucas. Andiamo a bordo campo da Matteo Barzaghi. Quanto c'è da giocare ancora, Matteo? Il secondo tempo supplementare si esaurirà tra altri 5 minuti. Bene, Matteo, grazie. Fuori gioco di Immobile, tutto fermo. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Allan. Isai. Ottimo intervento, senza fronzoli. Si aprono spazi invitanti. Palla in mezzo. Azione che sfuma, grande lavoro della difesa. C'è bisogno dei calci. Si presenta sul dischetto per calciare il primo rigore. E il portiere alla meglio. Grande parata. Freddo, concentrato, non si è mosso fino all'ultimo. Non sbaglia. Portiere battuto. Incredibile. Parata, parata. Fantastico. Una parata eccezionale in un momento importante. Grande intervento di Szczęsny. Super portiere che riesce a parare. Fantastico, una parata eccezionale. Non va, grande intervento del portiere. Fantastica parata questa. Il portiere capisce tutto e salva la porta. Un intervento d'applausi. Szczęsny, straordinario. Grande responsabilità nel suo piede, su questo pallone. Da questo rigore può arrivare. E non sbaglia, finisce qui la serie dei tiri dal dischetto. Per un pen. Cioè, raga, abbiamo sbagliato tutti e quattro i rigori. Lui ha sbagliato pure il quinto. Io ho fatto il gol al cucchiaio. No, a Weekend League.
Sono deciso di andare a fare l'ultima partita, la decima del giorno. La DS. A parte che la DS del Wern, se non abbiamo questo. Cristiano Ronaldo. Beh, col culo che te ritrovi, guarda. Col culo che te stai ritrovando. Sì, ma faccio l'ultima che non ho letto. Che cazzo di film vedo? Faccio una canna con la capoccia grossa quanto a due piccolo. La Food Champions Weekend League si prende la ribalta oggi, una sfida che promette scintille e che commenterò per voi insieme a Stefano Nava, al quale chiedo subito un pronostico. Chi vincerà, Stefano? Non voglio fare brutte figure, Pierre, però posso dirti che sarà una partita ricca di occasioni da una parte. Immobile! Si immola il difensore. Roberto Firmino. Occhio al pallone filtrante. Vardy prova ad aprire verso il compagno. Vardy, il tocco dentro. Il cross viene intercettato dal portiere. Keita, Vardy, Rashford hanno l'occasione per passare in vantaggio. Palla sul fondo. Sopra Gino Amsterdam, un bambino nel paese delle caramelle. Roberto Firmino. Tutti i giri, tutti i giri che stanno facendo. Mancando di poco il bersaglio.
da apprezzare comunque il tentativo. Ha calibrato male il passaggio regalando la touche. Allen. Non ci sta. João Cancelo. Io basta, se ci arrivo non ho una residenza. Occhio al cross verso Mandžukić. 5. Hanno scelto un approccio aggressivo al match e sono stati ripagati avanti dopo pochi minuti. Partenza lanciata la loro e vedremo se ora continueranno a premere sull'acceleratore per sfruttare il momento favorevole o se tireranno un po' il fiato. L'azione sfuma qui, palla nuovamente agli avversari. Si avvicina all'area, perde palla. Rashford. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Rashford. Può far partire il cross. Palla vagante. Buon possesso palla, caccia di spazio. Mandžukić. Matuidi. João Cancelo. C'è stata la deviazione del difensore, sarà dunque calcio d'angolo. Qui possiamo riapprezzare davvero al meglio con il replay il gol che ha dato il vantaggio. Prova Mandžukić. Coraggioso il tentativo dell'attaccante, pallone che termina largamente sul fondo. Ma ci ha provato, non era facile colpire al volo e indirizzarla verso la porta, da apprezzare comunque. Buona l'idea qui. La mette in mezzo, nessun problema per il portiere. Spezzato bene qui il gioco avversario, hanno recuperato palla nella zona mediana del campo. Palla schizza via dopo il contrasto. Ciro Immobile riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Palla che finisce in corner. Occhio al corner. Prova Mandžukić. Ha provato a coordinarsi per la rovesciata, ne è uscita fuori una conclusione sbilenca che non ha creato problemi al portiere. Palla che non ha trovato lo specchio. Largamente bagaglio. Sul fondo. Rashford. João Cancelo. Vardy. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Occhio al contropiede qui. Occhio qui alla ripartenza. Ottimo intervento, senza fronzoli. Matuidi. Attenzione Immobile. Immobile! Pallone in gioco, attenzione! Vardy. Keita, occhio a questo lancio. Palla filtrante, molto interessante qui. Hanno trovato il gol del pari, i loro sforzi sono stati assolutamente ripagati. Tutto da rifare dunque, si riparte come se si fosse ancora sullo 0-0. Certo è che ora potranno sfruttare l'inerzia del match al loro vantaggio. Di nuovo pari, sarà interessante vedere come cambierà l'impostazione anche tattica della gara. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Nainggolan legge bene il pallone di Nainggolan e recupera. Arriva Mandžukić. Occhio al pallone filtrante. Gol che arriva con un momento di un vero e proprio dominio, questo vantaggio strameritato. Assolutamente Pier, stavano giocando davvero bene. Mi chiedevo appunto quando è che avrebbero segnato. Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Aurier. Guadagna metri verso l'area. Keita! Ed entra in rete! Gol!
nemmeno il tempo di esultare per il gol segnato, che hanno subito immediatamente il pareggio. Da due anni a sta parte. Quando tutto sembrava sotto controllo. Ma raga, ma chi è che c'è Arnato che se lo tira su? Ma non se lo soffia, porco Dio. Hanno trovato nuovamente il gol della parità, la partita ancora molto da dire. Gomez. Palla vagante adesso. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Allan si avvicina all'area. Matuidi. Mandžukić. Perdono il pallone. Ripartono in campo aperto. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Può avanzare a spazio. Cercano di aprire la difesa avversaria. Nessun problema per la difesa che recupera. Mario Mandžukić. Ci sono metri, a metri per andare. Ha lasciato partire una botta impressionante dalla distanza, terminata fuori di un soffio. Sarebbe stato un gol spettacolare. Fortunato qui il portiere, sembrava già battuto. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Allan. Mario Mandžukić la mette in mezzo, pallone spazzato via bene dalla difesa. Cioè? Raja Nainggolan. Allan. Niente da fare, gran recupero difensivo. Un gran primo tempo quello che si chiude in questo istante, 2-2 fra le due squadre. Primo tempo in cui ha fatto davvero cose straordinarie, può giocare la ripresa con enorme entusiasmo addosso. Ha messo a segno una doppietta che per ora vale solo il pari, ma se continua così sono convinto che può farne altri e regalare magari successo alla squadra. Ha dunque inizio il secondo tempo di questa sfida della Food Champions Weekend League. Ed è qui che si deciderà la partita. Non cambiate canale, eh? Mi raccomando. Conquistano una buona posizione da posizione interessante. Posizione da sfruttare per portarsi in vantaggio. Potrebbe anche calciare in porta da lì. Matuidi. Immobile. Bella lì. Joao Cancelo. Troppo lungo, nessuno può arrivare. Gomez. Palla vagante. C'è stata la deviazione, l'arbitro assegna la touche, la rimessa con le mani. Roberto Firmino. Lucas. Vardy. Attenzione a Gundogan. Allan. Hanno spazio per andare in contropiede. Possesso ancora manovrato, senza però più la possibilità del contropiede. Se l'è bevuto. Occhio al tiro. Non riesce a bloccare, attenzione. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Deviazione in out, si ripartirà con la rimessa laterale. Nainggolan. Matuidi. Allan. Hanno metri a disposizione. Gundogan. Lucas. Cambia dunque il risultato col gol del vantaggio. Adesso ovviamente potrebbero trovare spazi in contropiede, Stefano. E questa, Piera, è un'analisi tattica perfetta. Condivido tutto quello che hai detto. Andare a regolare il portiere qui ci ha messo del suo
era chiaramente fuori posizione. Non era piazzato bene, è vero Pierluigi, questo ha sicuramente facilitato, aiutato il compito dell'attaccante. Stiamo assistendo a un match davvero emozionante sul risultato di 3-2. Rashford, prende crossare. Ma compriamo questo. Allontana di pugno il portiere. Pericolo, ecco il tiro. Gol solo sfiorato qui, da apprezzare il gesto tecnico, conclusione potente ma leggermente imprecisa. Mamma mia, stava per segnare una rete fantastica. Palla che è uscita non di molto. E allora ancora più importante sapere quanto manca al fischio finale. Andiamo a bordo campo, Matteo Barzaghi, Matteo. Manca ancora un'eternità da giocare, Pier, abbiamo superato appena l'ora di gioco. Grazie, grazie Matteo. Prova Mandžukić. Mi dici quanto sta Mertens? Il gol di Mandžukić. Oggi pomeriggio, ma adesso per calare. Il risultato che torna ancora una volta in parità. Oh, ti dico che sta a calare. Occhio al suo movimento. Occasione per passare in vantaggio. Occhio al rimbalzo. Dopo la respinta, stavolta blocca il pallone. Palla nuovamente in possesso. Può far partire il cross e possono ripartire. Però più basso, Roberto Firmino, più basso sta a 75.000 contro Rashford. Manco quello non è l'unico che non si è abbassato. Si sono abbassati tutti. Perisic da 70.000 a 26.000. Bel passaggio. 74.000. Ha spazio davanti a sé. Joao Cancelo. La difesa la meglio e allontana il pallone. Allan. Allan. Efficace qui il portiere che concede qualcosa anche ai fotografi. E sarà calcio d'angolo. Occhio al corner. Prova Mandžukić. Pallone tranquillamente fra le braccia del portiere. Capisce tutto Benatia. C'era pressing, ha sbagliato il controllo, ha perso il pallone. Occhio al pallone filtrante. Sì, ma come cazzo, magari mi sa dice a quello meno. Mi aumenta quello che gli serve, tutto il cazzo come ha impedito una rete sicura. Diventa il passaggio. Diventa il passaggio qui, sicuro. Pallone che non è passato troppo distante dalla traversa. Sì. Conclusione, qui mancato solo un pizzico di fortuna per insaccarsi. Sarebbe stato un gol da favola. Asamoah. Fisico, passaggio fisico. Joao Cancelo. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Sì. Nengola. Ha spazio per tirare. E c'è il gol del vantaggio e buona parte del merito anche all'allenatore che ha azzeccato la sostituzione. Ha rischiato e per ora gli è andata bene. Palla perfetta nell'angolo, calcolato al millimetro. Impossibile da prendere. Cioè. Davvero una partita esaltante dal punto di vista spettacolare questa. Rashford. L'arbitro non è fallo questo. Arriva la segnalazione, sarà calcio di punizione. Si tratta di Nicola. Keita. Ha recuperato il pallone senza difficoltà. Palla verticale di Matuidi. No, ce l'ho, ce l'ho. Dopo quando esco lo dico. Buono qui il tentativo di Nainggolan. C'era tutta la potenza in questo tiro. Peccato per la mira leggermente in... Quanto che tiro ho fatto io in tutto? Come si fa a vedere la partita? Mamma mia, comunque... Cigno di Sarajevo era animale. Ah, avrò 14 partite, 6 vittorie e 8 sconfitte. Una cosa. Ma non manco mai di giocare. Giocava a Corletta.
Siamo a Pro Club tutti insieme. Precisa che ha impedito al pallone di infilarsi in rete. Conclusione che non è uscita di molto, sopra la traversa. L'allenatore decide di chiamarlo in panchina e l'uscita è salutata dai bu di disapprovazione del pubblico. Evidentemente oggi non era proprio la sua giornata. Da uno come lui è lecito attendersi molto di più. Stones. Dyer. Vardy. E il pallone se ne va via. Palla buttata via, l'ha letta bene il difensore. Quanto costa? Ma che servizio, però? Ah, immobile, fatti vedere. Però una braciera immobile no, però. Apro, compra il cigno di Sarajevo, quello della Champions. 26.000, un animale. Boh, vabbè, boh, sta la Lazio, boh. Boh, però. Già prima lo so comprato Pjanic. Il rinvio di Bonucci. La gara non è ancora chiusa, ma l'impressione è che possano portarla a casa nei minuti che restano da giocare. Il pubblico chiede ancora un ultimo sforzo ai propri giocatori. Roberto Firmino. Andiamo da Matteo Barzagli. Quanto manca, Matteo? 5 minuti ancora da giocare, un solo gol che divide le due squadre. D'accordo, grazie tanto a Matteo Barzagli. Vabbè, infatti è un po' pagare perché c'è mega matrosa, ma che lei, ma che lei, palla recuperata dagli avversari. Sì, vabbè, ho capito, raga, fa, raga, ha fatto 23 vittorie, è giusto che gli ho dato come lei 23, ho capito, però cioè, non ci può giocare contro quello che stavo dire, cioè, quello che stavo dire, non ci può giocare contro. Provano oh, fate pure io 20. Ad arrivare al pari. Manca davvero poco. Si mette di contropiede. Mi dato Lewandowski. Sono 3 i minuti addizionali concessi dalla. Mi dato Lewandowski. Il pubblico di parte rumoreggia, non deve aver preso bene l'entità del recupero. Mi dato Lewandowski, Belotti e Hazard il fratello che c'è 86. Il fratello c'è 86. Ma sì, che sta a dire? Nel Borussia non c'è il club. Ma davvero c'ho 86? Sì. Alla destra. Spazzano via il pallone. Ma Lorin c'era collegato alle gambe. Ecco no. Il triplice fisico. E la va a vincere. E due. È fatto apposta per non far fare le cose dell'anno scorso. Ah, però forse l'hai capito, io pensavo che quelle lì arrivano da Roma. Sì, perché trovano tipo la gente che vedi le magliette che c'ha, che ne so, la top 100, credo, come te, o vedi quello che le magliette e levi subito, lei, capito? D'Albert. Abbiamo fatto salire la roda, Fabio. Tutto Champions anche per me. Comunque, raga, fermate il cigno di Sarajevo. Fermatelo se siete buoni. 60 gol. Mamma mia, però quanto se soffre. Raga, questo qui c'ha porta Buffon. A destra Carvajal. Ed è a centrocampo Modric, Ozil. Le punte la casetta e Benzema. Sì, tu continui a dire quello che ti pare. Allora io prima ho perso una partita, ho perso 6-2, no? Sulla Weekend League. Adesso guardavo i replay della settimana. Tu credo che ho perso 6-2. Bullet proof, storico. 23 partite vinte, 0 sconfitte. Oddio, Zacco! Oddio, scimmio subito quasi, eh! Il Buffon invece, però. È il terzo al mondo. È il terzo in Europa. Cioè... l'ho beccato contro. Pure Benatia, boh. Benatia è più forte. A me piace di più Benatia. Sì, però Bonucci il secondo ritorno, me... il ritorno. Secondo me Bonucci dei da piede. Ah, regà, quest'altro... 29-0, regà.
29-0? The Stranger. Chi c'ha le punta? Roberto Carlos Capu. Ma te lo dico. Ma te l'hai capito l'ultima volta? Dio, vado dentro che io conno. Porco Dio, porco Dio. Ma no, mi sono fatto sta canna, regà. La salita sbornia. Eh beh, regolare. Che gol che sei smagnato, Zegua, regà, porco Dio morto. Pierluigi Pardo e Stefano Nava anche oggi con voi per raccontare questo match. Regà, c'è Ronaldo questo. Una grande sfida. Al fenomeno. Al fenomeno, grazie al cazzo. Matto! Matto, regà! Ma questo è Ronaldo, regà! Ah no, mi dice Ronaldo, Viera, ecco, Jordi Alba, Maldini. Partono con un 4-4-2 equilibrato. Evidentemente non vogliono correre troppi rischi. Sto buio a stare, regà, gli fa 100 gol, mo. Quello è rosso. Pezzo di merda, è rosso. Pezzo di merda, è rosso quello lì, oh. Regà, c'è Maldini, Viera, che c'è Cruyff, grazie al cazzo. Avete rotto il cazzo. Sì, vabbè, questo qui ha fatto un tiro, un gol, cioè un tiro, un gol. Io stacco subito, dove il giochi tutto per me. Quanto costa l'abbonamento? 20.000. Davvero? Non lo compro pure io, ma sa. Va bene, bro, Bonucci, ma non lo so, ma scherzo. Raga, sto a perdere 1-0 con questo, non c'è le mani, ma sa. Sì, raga, buonanotte. Sì. Bella, bella.